Allora, benvenuto, benvenuti a tutti. Siamo con questo incontro, siamo quasi alla conclusione del primo ciclo di incontri progettati per questo Perugia 1416 e diciamo tutti orbitanti intorno alla figura del protagonista e al periodo in cui questo personaggio insiste, cioè il passaggio tra Medioevo e Rinascimento. Oggi abbiamo parlato un po' di tutto, a partire dalle arti figurative, dall'architettura, dalla gastronomia. Ultimamente abbiamo parlato delle strategie militari e delle armi, insomma tutto quello che può dare lumi e caratterizzazione del periodo e del personaggio di Braccio. Però Braccio, oltre che essere stato un guerriero, un uomo colto, un uomo di governo e un uomo di potere, è stato anche un ingegnere. Ingegnere nel senso che fra le sue provvisioni principali dopo la sua presa di signoria della città di Perugia e del territorio è stato quello di dare un aspetto rinascimentale sia alla città sia alle funzioni e alle infrastrutture del territorio. Della città abbiamo accennato, ma ne parleremo più approfonditamente in seguito. Per quanto riguarda il territorio, invece, il principale intervento che Braccio mise in atto fu quello delle opere idrauliche sul lago Trasimeno, l'esaustore del lago Trasimeno, l'emissario del lago Trasimeno. Braccio, attento alla funzionalità del territorio, si rese, credo, immediatamente conto che quella del lago era un'opera naturale non regolata, no? Perché c'erano impaludamenti, c'erano anche inondazioni a seconda del flusso delle piogge annuali. Perciò occorreva dare una regola al flusso delle acque del lago e così provvide facendo realizzare l'esaustore del lago Trasimeno. Ce ne parla questo pomeriggio l'ingegner Pier Giorgio Manciola del Dipartimento di Edilizia Civile, Ingegneria Civile della nostra università, credo docente di idraulica, di costruzioni idrauliche. Lo ringraziamo perché è stato tra i primi docenti a aderire alla nostra richiesta, ai nostri desideri di partecipazione e credo che questa cosa sarà molto molto interessante perché è una delle cose, l'idraulica come anche l'architettura militare, sono sempre degli argomenti di cui si parla per cenni, mentre sono prima di tutto importantissimi per la loro stessa accezione e poi interessantissimi anche dal punto di vista di una conoscenza da profani, quali possiamo avere noi, e di un arricchimento appunto per capire quali sono le frange di intervento che il nostro Braccio fece e qua e con quali modalità intervenne nel periodo del suo territorio. Lascio perciò la parola al professore, vi porto il saluto dell'assessore Severini che sarà qui ma in ritardo perché abbiamo altri impegni e andiamo pure avanti. Prego professore. Grazie per la presentazione, grazie signori per essere presenti, spero di non essere troppo noioso e di in qualche modo interessarvi intorno a questa lunga storia. È la storia del lago Trasimeno che interagisce, impatta con i fenomeni, chiamiamoli naturali, le piogge, le evaporazioni, le inondazioni, ma impatta anche con le attività antropiche. Centrale in un momento della storia, gli anni del Medioevo o tardo Medioevo, 1422-23, è l'intervento di Braccio, Forte Braccio da Montone, che ritiene necessario, chissà perché, forse per, come accennava lei giustamente, per anche il consenso popolare, per dimostrare una presenza non solo militare a Perugia, decide di realizzare un'opera pubblica che aveva anche un importante valore economico, in quanto tutelava, regolava i livelli del lago, che a quei tempi era una risorsa alimentare
per Perugia. Il comune di Perugia aveva delle priorità di pesca sul lago e avere un lago ben fornito con una regolazione di livelli tale da non far uscire il pesce, tali da non ostacolare le attività di pesca, era una garanzia di autonomia, indipendenza, di prosperità. Quindi Braccio e Lago Trasimeno sono quasi un binomio, sono in qualche modo legati. Noi parleremo sempre della cava, che così la chiamò Braccio, ovvero dell'emissario, ovvero dell'esautore, un canale che porta via l'acqua in eccesso dal lago. Seguiamo il schema. Questo è il lago Trasimeno al momento attuale, dove è perimetrato il bacino imbrifero, molto limitato, rispetto alla dimensione del lago. Il Trasimeno è un lago laminare, per dire sottilissimo. Se lo disegnassi con la punta della matita, lo spessore della punta della matita sarebbe fuori scala rispetto alla reale dimensione dello stesso. La profondità massima è di circa 6 metri, quella media si attesta intorno a 4. In Europa esiste in Germania un lago simile, ma molto più piccolo. È un lago chiuso, non ha quindi un emissario naturale e nemmeno ha immissari importanti. Sono piccoli torrentelli, piccoli corsi d'acqua che scorrono, drenano l'acqua delle pendici dei monti circostanti. Quindi è un lago che è fortemente soggetto alla variabilità dei livelli indotta dalle precipitazioni che cadono su di esso. Mediamente sul lago piove circa 800, 900, a seconda delle stagioni, millimetri d'acqua all'anno, ne evaporano altrettante quando il clima è favorevole per questo processo, e quindi intuite come quasi un quarto dell'altezza media sia rappresentata dall'apporto. Quindi è una realtà idraulica fortemente soggetta alla variabilità dei livelli. Il lago di Bolsena ha un livello quasi stabile, è profondo 140 metri, il lago di Bracciano, per non citare Garda e gli altri laghi più importanti italiani. Allora è un lago chiuso, laminare, soggetto alla varietà dei livelli, molto molto accentuata. Questa variabilità impatta con le attività antropiche e ha avuto sempre un rilievo quasi negativo. Solo ultimamente l'eccesso d'acqua o una stabilità è diventato un elemento positivo, quando il lago è diventato luogo di ricreazione, di attività turistiche, di valorizzazione ambientale e paesaggistica. Le magre, i bassi livelli, per secoli non sono stati un problema, lo sono diventati recentemente, quando la destinazione e l'attenzione verso questa risorsa è un po' mutata, leggermente mutata. Il lago Trasimeno in numeri, ne ho detti qualcuno, il bacino imbrifero 383 km quadri, la precipitazione media dal 63 al 2001 circa 750 mm, il livello medio 257,1 metri sul mare. Il minimo, nel periodo indicato, si è verificato a 256 metri, quasi un metro e mezzo sotto la soglia, sotto lo zero idrometrico, sotto la quota di sfioro a San Feliciano. La superficie media del lago di 121 km quadri, la superficie, e qui ho fatto un rovescino, la superficie massima è di 124, quella minima è di 118. Il volume del lago è quasi di 500 milioni di metri cubi, 5 volte Monte d'Oglio, spalmati in velo sottile. La profondità massima è di 5 metri, quella media di circa 4 metri. Il lago in numeri. Centrale per spiegare questo fenomeno, per capire come impatta
appunto, diciamo, la fisicità, la naturalità del lago con le attività dell'uomo è l'andamento dei livelli. Sono dati di letteratura abbastanza noti che partono dal 1400 fino agli anni 2000. Notate che fino al 1900, fine 1800 circa, il livello è oscillato in modo pressoché regolare, con una tendenza ai valori più elevati. E dal Novecento in poi, quando venne costruito il nuovo emissario, quello dell'onorevole dell'onorevole Pompili, si è cominciato ad osservare una progressiva diminuzione dei livelli. Iniziò una sorta di rivalutazione agricola delle aree contermini, di recupero di terreni utili e di un progressivo, lento, qualche volta non certificato, abbassamento della soglia, fino a una crisi, quella del 1950, in realtà poco più avanti, è il 1958, quando il lago veramente toccò il minimo quasi assoluto in 600 anni di storia. Vennero fatti degli interventi radicali che riportarono e rialzarono i livelli. Intorno agli anni 83 un'altra crisi, l'ultima, quella del 2003, e non è rappresentata, ma la vediamo meglio in quest'altro grafico. E dunque, scusatemi, del 2003... siamo da queste parti. Il lago quindi comincia a osservare delle crisi dovute a un eccesso di abbassamento dei livelli. Cosa c'entra in tutto questo? Braccio da montone. Ecco, come abbiamo anticipato, è il primo che in età quasi moderna si approccia come promotore di una strategia gestionale del lago. Il lago è stato sempre gestito in qualche modo. Qualcuno sostiene che gli Etruschi, forse, i Romani forse, all'età di Augusto, costruirono un emissario. E qualcuno sostiene che forse anche Braccio riprese spunto e rivalutò quell'opera. Non ci sono dati certi e quindi questo rimane un po' nel dubbio. Braccio da Montone, Andrea, detto Braccio, è nato nel 1368, muore in guerra nel 1424 all'Aquila, ha tanti incarichi, governatore di Bologna, rettore di Roma, signore di Perugia, principe di Capua, conte di Montone, conte di Foggia, gran connestabile del regno di Napoli. Era un politico e stratega che sapeva gestire molto la sua forza militare. Le attività prevalenti sono state quelle di condottiero, mercenario, ma anche politico. Con la forza delle armi, ma anche con una visione illuminata, cercò in qualche modo di fondare uno Stato unitario dell'Italia centrale. Fu fermato a Fermo e non riuscì a coronare questo successo. Tra le tante attività, quasi fosse un curriculum, fu ideatore e promotore dello scavo dell'emissario del lago Trasimeno negli anni 420-422 circa a San Savino. San Savino è una sella rocciosa che separa il lago dalla pianura retrostante di Magione. In realtà l'incarico di scavare questo emissario quasi fu delegato a un signore, Nicola Ercolani, suo luogotenente. Certamente Braccio avrà ispirato, ma verosimilmente aveva tante cose da fare che aveva dei sottosegretari, aveva delle persone da coinvolgere, il quale incaricò Bindaccio de Ricasoli, Ricasoli, per l'allontanamento delle acque in eccesso dal lago.
E qui c'è l'incarico, a fronte di un compenso di 5 fiorini al mese. Non leggo un latino che è quasi maccheronico, ma è agli atti la, diciamo, la delibera di incarico di questa attività. Perché le acque in eccesso erano di fastidio? Perché a quei tempi l'attività prevalente era quella agricola e quella ittica. Quella agricola pativa a pegno con le inondazioni delle spiagge, del lago e dei campi limitrofi, che diventavano immediatamente inondati in corrispondenza delle piogge, ma poi lentamente si asciugavano con tempi molto lunghi solo per evaporazione, perché non c'era sistema di drenaggio, e quindi diventavano paludosi, non coltivabili, malsani. Gli altri livelli erano anche dannosi, perché lungo le spiagge di Panicarola verso Cortona, e quello era un anello debole. In realtà il lago Trasimeno per un certo periodo, diciamo un certo periodo della storia geologica, è stato un lago aperto ed era aperto verso Cortona e si ricollegava alla Val di Chiana, per poi, scolmando un po' a destra, un po' a sinistra, rientrare attraverso il Chiani, nel Paia e quindi nel Tevere. Quindi temevano una fuoriuscita, sia pure saltuaria, del pescato, ma anche l'altezza di livello dell'acqua creava problemi nella gestione, quelli di Tuoro sanno benissimo, sono molto più bravi di me, nella gestione delle masse, delle reti di pesca, che erano strutture fisse, stabili. Creava problemi nella gestione delle quasi casse delimitate in cui i pesci venivano anche allevati. Le anguille catturate venivano conservate in spazi recinti appositi e utilizzate in modo differito, quasi fosse una sorta di così antesignano dei nostri congelatori, surgelatori. Si conservava il vivo. Quindi le acque alte sono state quasi sempre un problema. La cava, perché la cava? Perché è proprio citata in questo incarico, providum ed expertum virum civem perusinum, soprastante pro laborerio et cava, quae necessario et utiler fiunt pro diminuzione et evacuazione superfluitatis aque lacus perusini. Notate come non si parla di lago Trasimeno, ma lago di Perugia, perché Perugia con la sua, diciamo, con la sua gestione era in qualche modo responsabile e padrona del lago e assegnava concessioni di pesca. Quindi è la cava un altro numero, la cava in numeri. La cava supera la sella situata tra San Savino e Monte Petreto, un altro paese dall'altra parte. È lunga complessivamente quasi 1100 metri. In galleria sono 900 metri. Il dislivello tra le estremità è modesto, 1,44 m. La profondità massima in corrispondenza del colmo della sella è di circa 38 metri. All'ingresso è più grande che all'uscita. All'ingresso è quasi percorribile a tutta altezza, largo 1,50 m per 3 metri. In uscita, largo 1 m per circa 1,5 m di altezza. Lungo il percorso vennero costruiti, come consuetudine, dei pozzi verticali, necessari per, in primis, arieggiare l'area di lavoro degli operai e per estrarre il materiale di cavatura, il marino prodotto dallo scavo, a quei tempi fatto coi picconi, era duro riportarlo indietro dall'uscita, era più facile sollevarlo con delle carrucole in superficie, con i pozzi. I pozzi di servizio erano 9, ma i mulini alimentati, qui c'è qualche incertezza, come citerò tra un po', spero di avere tempo, come citerà
Benedetto Castelli, benedettino e allievo di Galileo Galilei, anche lui si occupò del lago di Trasimeno, erano ben 22. Quindi qualcuno pensa anche che l'intuizione di Braccio, Forte Braccio da Montone, fosse quella di sfruttare in termini energetici il lago, che è un grosso recipiente d'acqua alto rispetto alla limitrofa Valle del Tevere e anche un po' meno alla limitrofa Valle dell'Arno. Sono stati fatti studi per sfruttare in termini idroelettrici questa risorsa, adducendo le acque del Tevere e facendole saltare grosso modo a Todi in corrispondenza del Tevere Nestore. C'è un salto di quasi 150 metri, allettante per un ingegnere idraulico che non bada troppo all'ambiente, d'accordo? Forse Forte Braccio capì che questa cava poteva alimentare i mulini posti a valle con una risorsa energetica rappresentata dall'acqua accumulata nel lago. Ecco l'opera, questa è fresca fresca, sono le foto dell'altro ieri, d'accordo? Ieri no perché le stavo montando. Questo è il manufatto di ingresso, è l'opera originale che ospita un paranco che, come vedremo tra un momento, apre e chiude e regola la paratoia all'incile della cava. La vista laterale, questa scaletta forse è aggiunta, forse nei tempi antichi si saliva con una scala a pioli, ma non è importante, e questo è l'interno, ben ristrutturato, ben tenuto. Questa carrucola con la corda serve per sollevare e abbassare la paratoia. Questo è originale, meglio non dirlo perché qualcuno potrebbe anche avere qualche tentazione, perché lo stemma papale che c'era fuori di quel casotto è sparito, non c'è più, perché quest'opera fu fatta anticipo certamente da Braccio, ma fu subito acquisita, morto Braccio, dai pontefici che si riappropriarono del Perugino quando ripresero il controllo di Perugia e lavorarono sempre in quanto indirettamente proprietari terrieri e quindi interessati al corretto funzionamento dei livelli del lago. Quindi c'è sempre il loro imprimatur su tutte le successive manutenzioni. Questa è la paratoia. Quella che vedete è una finta paratoia in opera, ma non originale. Notate che basta sollevarla e alzarla e scorre dentro due guide in gergo chiamati gardami, come moderne paratoie, più sofisticate, ma il principio è sempre lo stesso. Un elemento che sale e scende e sbarra. La paratoia vista davanti e ovviamente chiuso e recintato per motivi di sicurezza, il canale, l'incile del canale che segue e che porta l'acqua dall'altra sponda, dall'altra facciata. Fotografando fuori attraverso le sbarre, questo è quello che si vede dello stato attuale della cava di Braccio. Questi archetti sono il canale a superficie libera che invece dal casotto, dal manufatto di manovra, vanno verso il lago Trasimeno, è il tratto a superficie libera, ed era incassato nel terreno e controventato da questi archetti, uno ogni 8-9 metri, per reggere meglio le mura di contermine. Questo è di nuovo il casotto, visto un po' più da valle, con le tracce del canale stesso. Siamo saltati sull'altro versante. Questo è in realtà la derivazione vista sul lato opposto del canale di Pompili, canale che continua ad alimentare l'emissario di Braccio per far funzionare i mulini anche nel 1900.
Da questa piccola nicchia entra l'acqua che attraversava tra queste due murature e che era alimentata dall'emissario di Pompili. Per dire, non avevano sprecato niente della vecchia sistemazione voluta da Braccio e conservata da tutti i pontefici fino all'Unità d'Italia. Un particolare della stessa breccia, dello stesso collegamento, che vista dall'altra parte del muro ha una tura regolata con un paranco di semplice manovra che attualmente è chiusa e che consentiva il passaggio dell'acqua dall'altra parte. Acqua che entrava da questo foro e che era in qualche modo rigurgitata da questa traversa più alta rispetto al fondo del canale. Questa è appunto l'immissione del canale dei mulini di Braccio. Questo è semplicemente lo scarico di troppo pieno. Casomai l'acqua immessa fosse stata troppa o i mulini avessero deciso di non macinare più, l'acqua in eccesso entrava e usciva con una sorta di bypass. Questo che vedete segnato scarico di troppo pieno appunto rappresenta la restituzione. E questa dentro il canale dei mulini di Braccio è la derivazione dei troppo pieni. Con una piccola curva ritorna nel canale principale. Tutto regolato successivamente nel 1900 per mantenere attiva e operosa la funzionalità dei mulini. Questo è il primo, forse l'unico facilmente raggiungibile. Questo è il limite del canale di Braccio. Ora ormai sono tutte villette, case abitate in modo molto decoroso, molto attraente, ma vedete l'imbocco verso la sala macchine, verso la macina che era mossa forse con una turbina orizzontale che muoveva la macina di molitura del grano. L'emissario di Braccio. Allora, lo vedete, è questo elemento tratteggiato, ha un andamento non perfettamente rettilineo. Gli strumenti topografici e la tecnica di scavo forse non era molto sofisticata come quella dei Romani, né come quella moderna. Quello a fianco è l'emissario di Pompili, vedete quanto è più dritto. E questi pallini sono alcune tracce dei cosiddetti pozzi verticali. Una foto forse non venuta molto bene, non so quanto riuscite a leggere, rappresenta il consuntivo, un documento, un libro del 1900, che ho lasciato 5 documenti per poterlo avere e consultare, quindi dovrò restituirlo con molta solerzia, rappresenta il consuntivo dei lavori fatti per realizzare. A quel tempo fecero addirittura un'economia e leggendo questi documenti si rimane meravigliati di come fossero chiari, eleganti, rigorosi nel documentare e spiegare una contabilità dei lavori. Allora si vede il tracciato del nuovo lago, del nuovo emissario, che è recintato fino al Caina e dal Caina al Nestore e dal Nestore fino al Tevere, ma a fianco c'è la traccia e l'impronta nel Novecento dei mulini di Braccio, con indicata la connessione per alimentarli ancora come una volta. Un po' di note a margine e ora facciamo un po' la storia del lago. Anzitutto ha un nome, perché Trasimeno. C'è una leggenda, la leggenda della ninfa Agilla, che diciamo ammaliò col suo canto il figlio di Tirreno, Trasimeno, il quale talmente frastornato, incantato, estasiato, in trance potremmo dire, da questo dolce canto, andò verso il lago ma affondò e morì affogando. Allora del popolo, la tradizione, volle che, per ricordare Trasimeno, il lago stesso prendesse il suo nome. Agello ha qualcosa a che fare con Agilla e nella piazza c'è una lapide che un po' ricorda antica questa leggenda.
Una traccia antica, la battaglia del Trasimeno tra romani e cartaginesi di circa 200 anni, diciamo, prima di Cristo, narra che i cartaginesi camminarono in uno stretto spazio tra le colline di Tuoro e il lago, a significare che il lago era molto alto. Ora, tra le colline di Tuoro, sotto Tuoro c'è un'ampia spiaggia fino all'oasi della pace, si chiama così, fino diciamo, all'imbarcadero sotto Tuoro, a significare che da quel tempo ad oggi il lago si è abbassato notevolmente. Le origini. Il lago non è vulcanico, assolutamente, l'ho detto, è un lago di origine tettonica, ovvero formatosi con il sollevamento e lo sprofondamento di alcuni terreni. Si forma nel tacco quaternario agli inizi del terzo, un periodo molto lontano, quando le terre emerse, fine del quaternario, erano veramente poche. Riconosciamo questi due baffetti che sono il Tevere che già cominciava a solcare le pendici degli Appennini, come anche quest'altro baffetto che è la traccia dell'Arno che poi scende dall'altra parte sul Tirreno. A quei tempi l'Italia centrale, inizio del terziario, circa 600.000 anni fa, l'Italia centrale era coperta da laghi, il lago di Firenze, cioè dove ora c'è Firenze, prima c'era un lago, il lago della Chiana, la Chiana modificata nel 700 con un'opera importante, un'opera degna di nota, però era sommersa d'acqua, come il lago Umbro a forma di Y, perché il Tevere veniva da monte, da Città di Castello, poi parte si diramava verso Spoleto, la Valle Umbra, parte andava sulla Valle Tiberina verso Todi, creando un lago chiuso a Corbara. Quando Corbara si aprì o l'incisione delle gole ebbe maggiore effetto, lentamente e progressivamente il lago Umbro cominciò a drenarsi, ma le tracce degli acquitrini, soprattutto nella Valle Umbra, sono notissime. Anche negli anni 1000, basta andare, se avete già sicuramente visto, basta andare a Montefalco, al Museo di San Francesco, guardare gli affreschi di, aiutami Maria, di, ecco, Gozzolo, ho detto bene, e è rappresentata una vista molto acquitrinosa della Valle Umbra che ha sullo sfondo Assisi, messa a confronto invece con la situazione rigogliosa, quasi di dovuta, presente ad Arezzo, città già evoluta rispetto alla situazione della Valle Umbra, come il lago di Rieti. Il lago di Rieti era ancora alto e ancora la sistemazione definitiva della cascata delle Marmore non era avvenuta, i romani sì l'avevano aperto, ma c'era ancora un residuo. No, sto sbagliando, perché stiamo parlando di terziario, i romani ancora non c'erano, quindi il lago di Rieti era ancora lago integralmente tale e quale. Come anche Gubbio e Gualdo, quelle pianure erano laghi. Finalmente si specializza la forma di questo oggetto, del Trasimeno, ovvero si hanno all'inizio della era del terziario degli sprofondamenti sotto i rilievi di Passignano e Tuoro e fin anche Magione, si hanno degli abbassamenti che cominciano a formare questa superficie chiusa. Rimane leggermente aperta la superficie verso Cortona e verso Castiglion del Lago. Si formano in quel periodo anche le tre isole. Anche Castiglion del Lago era un'isola.
Solo quando il lago si abbassò, o meglio, i movimenti di subsidenza, di abbassamento, si formarono in modo più elevato anche verso occidente, Cassion del Lago divenne un promontorio. Questa indeterminatezza verso Cortona è rimasta sempre, fino quasi ai nostri giorni. Tra un po' vedremo che i papi, in particolare Sisto IV, ma anche i moderni negli anni 1960, giocarono invertendo il verso di scorrimento dell'acqua del Tresa, del Rio Maggiore, del Maranzano e del, non ricordo l'altro nome, ma ora lo leggerò, Moiano e del Moiano, perché ancora lo spartiacque non era ben definito. Qualcuno sostiene che nel Medioevo da quell'area, solo in occasioni particolari di abbondanti piogge, si ristabilisse una continuità con la Valdichiana e che le famose anguille, che stranamente ci sono nel lago Trasimeno, venissero da quella parte, prima della costruzione della cava di Braccio. I romani, allievi molto attenti degli etruschi, erano degli ottimi idraulici e erano portati a bonificare per quanto si può. Qualcuno ritiene che l'imperatore Claudio fece scavare negli anni 40 d.C. un emissario. Ci sono delle incertezze, qualcuno dice sì, qualcuno dice no, ma il fatto concreto è che esiste la cava di Braccio. Quella romana forse se ne è persa traccia o forse è solo una leggenda. Ecco come si presentava il lago Trasimeno dal 1420 al 1482. Ha un perimetro e vedete che in questo baffetto è disegnata la cava di Braccio. Notate come a quei tempi il Rigo Maggiore e non ricordo mai i nomi, la Tresa, il torrente Tresa, scolmavano verso il lago e non erano in qualche modo collegati con il lago di Chiusi che si sta formando insieme al lago Trasimeno. Questa situazione convive fino al 1482. È vero che Braccio costruì questa opera, adesso dovrei leggere le quote ma non voglio tediarvi con questi particolari, però non funzionò subito. Qualcuno dice che la portata smaltita raggiungeva a stento i 600 litri al secondo, portata irrisoria per le portate da evacuare durante le precipitazioni. Qualcuno dice forse un cubo, ma non di più, 1000 litri al secondo. Sembrano tanti, ma non è una grossa portata. Allora, appena morto Braccio nel 1424, i papi, un anno dopo si riappropriarono di Perugia e iniziarono una lunga serie di manutenzioni, proprio perché era necessario, diciamo, stabilizzare e rendere funzionante quest'opera. Nel 1482 Papa Sisto IV, voglio essere sicuro, a quanto è cosa ho detto? Sisto IV fece deviare questi due torrenti. Questa era una zona quasi di indeterminatezza, non morfologicamente non ben definita, ma lo è ancora. Se si va verso Cortona si esce, non si scavalca una catena orografica come quando da Magione si va dentro al lago, d'accordo? La galleria c'è un po' mitigato questo salto, questo dislivello. Allora rovesciò il verso di questi fiumi, mandandoli verso Chiusi e riducendo quasi di un quinto il bacino di alimentazione del lago, quindi riducendo gli apporti e quindi, diciamo, la soggezione, l'assoggettamento dei livelli del lago ha un contributo molto più esteso, rendendo forse più funzionale la
capacità di trasporto della cava di braccio. Questa situazione persiste dal 1482 al 1898, data in cui Pompili, che riuscì a istituire il consorzio di bonifica delle gronde, questa parola spesso non si dice ma c'è, delle gronde del lago Trasimeno. Pompili, diciamo deputato, onorevole Pompili, deputato del recente Parlamento italiano, capì che associando i proprietari terrieri in una comunità che è il consorzio di bonifica, poteva prendere in gestione la risorsa idrica e il sistema lago. Già c'erano dei regi decreti che in qualche modo avevano autorizzato il prosciugamento. Ci sono non li citerò, per una serie di progetti tutti finalizzati a prosciugare. Pompili intuì che non era quella la strada, ma anche molti contadini che operavano avevano intuito che il prosciugamento certamente non era utile. Vuoi perché l'acqua mitigava il clima e quindi rendeva possibile la coltivazione degli ulivi. Vuoi perché molti saggi agronomi avevano capito che il recupero di quella terra avrebbe richiesto decenni e oltre, e forse avrebbe fallito, perché il fondo del lago non necessariamente sarebbe stato utile per la coltivazione. Si cita, un po' di cronaca, l'esperienza di quelli del Fucino, che dei movimenti, anche a quei tempi c'erano dei movimenti popolari, avete visto, rivolevano indietro il lago del Fucino. Arridateci il lago del Fucino, che forse era meglio così come era, piuttosto che prosciugato. Allora, nel 1898 però Pompili riesce a prendere in mano la situazione e costruire il nuovo emissario, di cui parlerò brevemente. Che c'entra Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci, per andare verso Montefeltro, passò per un momento per la Chiana, stette un po' di tempo, qualche 4-5 mesi a Città di Castello, dove lasciò un segno, e poi si trasferì verso Forlì, dai Borgia, sbaglio? Potrei sbagliare. Comunque, Leonardo da Vinci ha avuto a che fare anche lui con il lago Trasimeno, ma soprattutto con la Chiana romana. Vi mostro la cartografia di Leonardo da Vinci, dove un po' invertito gli assi, il sud con il nord e l'est con l'ovest, riconosciamo il lago Trasimeno in questa mappa in larga scala, la Chiana, che ancora era una palude e non aveva deciso dove sversare l'acqua, e è l'Arno, che scende giù da questa pendice e va verso il Tirreno, alimentato dalla Sieve. Qua sopra c'è l'invaso di Bilancino e qua in fondo Firenze, ormai non più lago, ma terra emersa. Il Tevere corre parallelamente per un certo tratto all'Arno, quindi questo è il Tevere. Già qui non si vede bene, bisognerebbe ingrandire molto, lo schermo non aiuta, aveva rappresentato l'emissario di Braccio, che si ricongiunge attraverso il Nestore al fiume Tevere, che scende giù e va a Roma. Allora, la carta è orizzontale, è così, è disegnata così, non ho voluto rovesciarla, ma il nord è qua, il sud, occidente, oriente. Un particolare, potrei dire tante cose su questa carta, ma non è il momento, in cui si vede già come aveva intuito e documentato in altri studi Leonardo da Vinci, quella cioè di utilizzare il Trasimeno come motore di un canale che si ricollegava alla Chiana e quindi, collegandosi all'Arno che scendeva da questa parte, andava a Firenze, realizzando una via d'acqua nell'Italia centrale.
La chiana era ancora sospesa. Queste carte verosimilmente sono state redatte da Leonardo da Vinci anche per avviare una qualche modifica che non riuscì a fare o non riuscì a promuovere. Un dettaglio sempre non disegnato della palude, perché in realtà non è un lago, è tipicamente un acquitrinio della Chiana romana. Se non avessimo il canale maestro della Chiana, se non avessimo la Chianetta, ci sarebbero ancora le paludi da quelle parti. E finalmente una carta sempre di Leonardo che rappresenta la costa tirrenica. Questa è Firenze e l'Arno che scende. È sorprendente come avesse una capacità di rappresentare in scala adeguata e in proporzione dei miei colleghi, ma anche degli ottimi cultori di questa materia di Città di Castello, hanno confrontato con le carte reali, trovando una corrispondenza quasi impensata e incredibile. Quindi anche Leonardo da Vinci si occupò del lago, ma non solo, pure Galileo Galilei indirettamente, tramite Benedetto Castelli, frate benedettino, che nel 1639, vedete quanto è lunga la storia, capitò nel nostro monastero benedettino di San Pietro. Si riuniva in quell'intorno, in quel momento, il capitolo dei benedettini. Benedetto Castelli è uno scienziato di quei tempi, è un fine cultore della matematica, della geometria, è un retorico abilissimo, è un astronomo, ma è un allievo affezionato, devoto di Galileo, al quale scrive e con il quale mantiene una corrispondenza di quasi 20 anni. E solo per alleggerire, voglio leggervi quello che scrive, un pezzo breve, quello che scrive Benedetto Castelli al suo maestro, per confortarsi, per farsi dare dritte. Galileo, che ne pensi di questa mia idea? Si era a quei livelli e si scriveva e si parlava. Ora diremmo, manda una mail a Galileo Galilei. Ma a quei tempi scrivevano, per dire, la comunicazione è sempre stata il motore della nostra cultura, del nostro sviluppo. Molto illustre signore, por soddisfare a quanto primisi alla vostra signoria molto illustre con le passate mie, di rappresentargli certa mia considerazione fatta sopra il lago Trasimeno, gli dico che a giorni passati, ritrovandomi in Perugia, dove si celebrava il nostro capitolo generale, avendo inteso che il lago Trasimeno, per la gran siccità di molti mesi, era abbassato assai, mi venne curiosità di andare a riconoscere oculatamente questa novità, e per mia particolare soddisfazione, e anche per poter riferire, venendo l'occasione, a padroni, il tutto con la certezza della visione del loco. Un ricercatore puro, d'accordo? E così, giunto alla bocca dell'emissario del lago, ritrovai che il livello della superficie del lago era abbassato 5 palmi romani, in circa dalla solita sua altezza, in modo che restava più basso della soglia dell'imboccatura dell'emissario, quanto è lunga la seguente linea. E però non usciva dal lago punto d'acqua. Con grandissimo incommodo di tutti i paesi e castelli circondicini, per rispetto che l'acqua solita di uscire dal lago fa macinare 22 mole di mulini, le quali, non macinando, necessitavano tutti gli abitatori di quei contorni a camminar lontano una giornata
e più per macinare al Tevere. Quindi l'esigenza fisica aveva necessità di render conto ai padroni, cioè ai reggenti del monastero dei Benedettini di Perugia. Andare sul lago Trasimeno a quei tempi non era agevole, non c'era la superstrada. Ritornando che fui in Perugia, seguì una pioggia non molto grossa, ma continuata assai e uniforme, quale durò per l'spazio di 8 ore in circa, e mi venne il pensiero di voler esaminare, stando in Perugia, quanto con quella pioggia poteva essere cresciuto il lago e rialzato, supponendo, come aveva assai del probabile, che la pioggia fosse universale, uniformemente distribuita su tutto il lago, eccetera, eccetera. In quel momento Benedetto Castelli inventa, propone l'uso del pluviometro, ovvero un recipiente all'interno del quale si raccoglie l'acqua piovuta e si vede quanto è caduto in modo uniforme sulla superficie. E in quel modo tentava un parallelo tra quanto è piovuto a Perugia e quanto si è alzato il livello, tanto è piovuto sul Trasimeno e tanto si è alzato il livello. Quindi controllava la dinamica del lago stando dentro il monastero di San Pietro. D'accordo? Non leggo oltre. Quindi anche Galileo e Castelli in qualche modo hanno interferito. Le manutenzioni dalla fine della scavo dell'emissario di Braccio cominciarono sempre, furono sempre costanti. Venne promosso dalla provincia di Perugia un'interessante ispezione fatta dagli speleologi del CAI, che sono entrati dentro e hanno portato fuori tante informazioni. Questa è la copertina dell'album, raccolta iscrizioni presenti all'interno, ovviamente, della cava di Braccio. Non si vede molto bene, ma questo è l'andamento planimetrico, questa linea sottile, e l'andamento è molto tortuoso, forse a causa dei rimaneggiamenti. Ogni freccetta segna un punto singolare, ovvero la presenza di iscrizioni. Ma guardate quanti ce n'erano. Questa è la prima, si vede poco. Quello che sotto si legge è 1868, con una frase, le altre saranno più chiare. Un'incisione che esprime 1000, questo è un 7, 22, 1722. Cito queste date per dire continua la manutenzione. È un album molto alto, io ho selezionato solo alcune delle più significative. Maggio 1722, C. Lonello, che si quasi documentava. Qui un po' di, come si dice, di senso artistico, con la sola data, 1765. Una sola iscrizione, 1667. 1661, ma sopra, forse è lo stesso, 1667, due date accoppiate. Ancora 1600, forse 78. Il segno del potere dei pontefici dentro al lago, 1855, quindi prossimi allo scavo, siamo all'unità, poco più là dell'Unità d'Italia, Porta Pia era stata già presa, ma ancora, e si legge, fece Serafino Portoletti e figli Antonio Nicola Magione. Anche qualche iscrizione, diciamo, romantica, no? Pezzo, assomiglia un cuore e al simulacro di una freccia. Qualche giovane operaio innamorato ha lasciato anche a quei tempi il suo segno dentro la cava, che l'avrà nessuno posto un po' nascosto per manifestare il cuore trafitto. Il nuovo emissario. Siamo
costruito in 2 anni, sono 700, quasi 800 metri di galleria, con mezzi certamente non sofisticati, però terminato in 2 anni, quindi memento, d'accordo, 1896-1898, questa è l'uscita verso Magione, l'uscita sul Caina. Questo invece è l'ingresso. Ci sono 2 paratoie ora che reggono il lago. La prima è caratterizzata da una soglia fissa che era quella prevista nel progetto Pompili. Successivamente venne aggiunta una seconda paratoia regolabile, questa che vedete a suo tergo, e vennero aggiunte i cosiddetti occhi per mantenere il deflusso minimo vitale, così lo chiameremo ora oggi, ma per far defluire, ancorché chiusa la paratoia, dell'acqua per mantenere in acqua il canale a valle. Questa soglia fissa ha subito, spesso non in modo documentato, molte modifiche, molti rimaginamenti. Questa paratoia fu costruita intorno agli anni 1920, quindi qui c'era sempre una rivalità o opposti interessi tra i pescatori, che volevano i livelli mantenuti alti, e i contadini, che volevano l'acqua bassa. Quindi una volta i contadini andavano lì, abbassavano, e poi i pescatori tornavano, rialzavano. Però mediamente nel Novecento il lago ha subito un abbassamento significativo rispetto all'epoca di Braccio. Questa è la soglia fissa sfiorante vista dall'alto. Questa è l'altra soglia, costruita successivamente, sta molto più verso il lago Trasimeno, è quella che chiamiamo filtrante, perché alle paratie metalliche che possono essere sostituite, se ne possono aggiungere e sostituire con delle altre realizzate con una griglia, tale da far uscire l'acqua, ma non i pesci, perché poi effettivamente aprendo un po' di pesci vanno via, sono richiamati dal flusso della corrente. Questa è vista da valle. Vista da monte, c'è un po' di interrimento, la vedete. Qui siamo intorno a 257,5 come livello circa, dovrei leggere le quote giuste, provo a farlo se trovo subito il foglio. Non lo trovo subito. Non ce l'ho. No, ecco, l'ho trovato. 257,38 la quota di sfioro. Questi elementi rossi possono essere sostituiti con un elemento strutturale simile, grigliato come vedete qui a fianco. Quindi l'acqua passa, non tantissima, ma non i pesci. Il lago Trasimeno dal 1898 al 1960. La differenza sta nell'aggiunta del emissario di Pompili. La crisi del 58. Avevamo visto che nel 58 il livello del lago fu minimo in assoluto su quasi dal 400 al 2000, in quasi 600 anni. E in effetti a quei tempi qualcuno, guardate, queste sono persone piccole che stanno andando quasi a piedi all'Isola Maggiore. E intervennero il Ministero dei Lavori Pubblici per in qualche modo stabilizzare, rendere ancora funzionanti i portili. Ecco, vedete come si scavava un canale per poter ancora entrare con delle barche dentro al lago. La crisi del 1958. E, sorprendente, qualcuno ebbe la capacità di intervenire, proporre un progetto, fu l'ingegner Teatini, non ricordo il nome,
Teatini, che presentò un accurato progetto, semplice, non montagne di carte, ma essenziale, però che dette una soluzione repentina, quella di reimmettere il Tresa del Rio Maggiore e, agli inizi degli anni 60-61, il Mogliano e il Maranzano dentro il lago per ampliare il bacino contribuente. Questa è un'altra. Ecco il lago Trasimeno allo stato attuale. I due emissari, non l'ho detto, ma l'emissario di Braccio è solo poco più alto, una trentina di centimetri rispetto al progetto dell'emissario di Pompili. E in fondo, ora non posso zoomare, non ho cambiato programma, vedete che il bacino del Rio Maggiore e quello del Tresa sono reimmessi tramite il nuovo canale dell'Anguillara dentro al lago Trasimeno, come anche il bacino del Maranzano e del Mogliano, che si raccordano e rientrano nel lago. Tutti questi flussi sono regolati da paratoie reversibili, quindi se si vuole rimandare l'acqua di questi corsi d'acqua, di questi torrenti verso chiusi, si può fare. E attualmente il lago Trasimeno è quasi una sorta di cassa di espansione proprio di chiusi, del lago di Chiusi e del lago di Montepulciano. Nel frattempo, 1700, la Chiana Romana viene bonificata, viene costruito il canale maestro che drena tutta la Chiana verso l'Arno. Il lago di Chiusi viene chiuso a sud e quindi scolma attraverso Montepulciano verso l'Arno. A noi rimane la chianetta che alimenta sotto Città della Pieve, che alimenta il Chiani e quindi il Paia e quindi il Tevere. Le magre ci hanno sempre perseguitato negli ultimi tempi, vuoi le crisi idriche, deficit pluviometrici, vuoi, ma lo dico così in modo molto così diplomatico, i prelievi irrigui che per 20 anni hanno dato sempre in fase un prelievo costante e continuo anno dopo anno. Ma un'altra crisi importante l'abbiamo avuta nel 2003. Questo è un pontile di Castiglione del Lago, ormai totalmente asciutto. Grazie all'invaso di Monte d'Oglio e quindi all'approvvigionamento idrico che viene da Monte d'Oglio e che non mette l'acqua nel lago, ma alimenta le stazioni di pompaggio, gli impianti irrigui che prima, con una visione tutto sommato anche illuminata, prelevavano in modo anticipato dal lago Trasimeno. Purtroppo questa anticipazione è stata più che ventennale e quindi gli effetti si sono risentiti. Vuoi questi diminuiti prelievi, vuoi le piogge più copiose degli ultimi anni, il lago Trasimeno l'anno scorso ha sfiorato dopo, non so se 20-30 anni, cioè l'acqua è uscita di nuovo dopo 20 e passa anni, quasi un evento. In quell'occasione tutti i miei colleghi della provincia hanno approfittato per fare misure, controlli, tarare, calibrare quanto più possibile il nuovo sistema. E ora mi pare che il lago goda di buona salute. Cerchiamo di conservarcelo, diceva. Bene, ho voluto un po' deviare sulla storia del lago, perché così anche Braccio, Forte Braccio da Montone è inserito in un contesto più ampio e quindi lo abbiamo in qualche modo nobilitato come intuitore, come stratega, come promotore politico e sociale. Forse aveva bisogno anche di consenso, forse. E i soldi ce li aveva in qualche modo, poi diciamo gli operai non so quanto costassero, ma il povero
progettista 5 fiorini al mese, ho letto delle note che lui prendeva 140.000 fiorini per lasciar stare Bologna, prendeva, diciamo, veniva remunerato per fare delle cose, militari ovviamente, quindi aveva le, è vero che doveva mantenere un esercito, però approfitto per ringraziare, non so se ci sono, Mario Crocetti della provincia, Gabriele Scarchini, l'ingegner Francesco Ramacci, tutti dipendenti della provincia, appassionati del loro lavoro, per la loro collaborazione. Vi ringrazio per l'attenzione e aggiungo, la storia continua. Se ci sono domande... Guardando il tracciato nella grafia di Braccio, poi sentendo anche la sua descrizione, si notava questa sinuosità e giustamente e opportunamente lei ha rilevato che già dal tempo dei Romani, ma dal tempo degli Etruschi all'inizio, maestri di idraulica, ma al tempo anche dei Romani c'era ormai una scienza perfetta anche nel tracciare queste opere sotterranee. Allora, mi viene questo pensiero, come mai invece in un'epoca successiva c'era questa approssimazione? Sicuramente tutta la dottrina, poi nel Cinquecento con le opere mirabili anche di idraulica, anche perfettamente realizzate. Allora la domanda mia è questa, se per caso questa, diciamo, sinuosità, non rettilineità del percorso fosse dovuta all'aver incontrato delle formazioni rocciose che per poterle, diciamo, evitare si era deviato il percorso. È possibile che sia questo? Piuttosto che la mancanza di perizia nel tracciamento del percorso? Non ci avevo pensato, direi un po' l'uno un po' l'altro. Certo, i romani usavano lo squadro agrimensorio, la groma, quella che si chiama groma, e poi avevano una livella lunga 6 metri che aveva una bacinella al centro e quindi riuscivano anche a realizzare pendenze del 0,1 per 1000. E loro davano l'allineamento dalla superficie, realizzavano in superficie la cultellazio, poi con i pozzi e con i fili a piombo riportavano gli allineamenti e affrontavano lo scavo da due pozzi opposti, quindi riportato sotto il livello da sopra, avevano la direzione, sapevano andare dritti, quindi era strumentato da sopra. Ora non lo so se nel 1400 ci avessero tanta perizia, certamente aver incontrato rocce più dure potrebbe aver guidato, potrebbe aver, come si dice, fatto scegliere la strada più facile. Certo, un idraulico romano, allievo degli Etruschi, non l'avrebbe mai fatto, perché sapevano bene che l'acqua deve andare dritta, tant'è che l'emissario di Braccio ebbe subito delle difficoltà. Una tra tutte, l'accumulo di aria. I pozzi, alcuni di questi, vennero scavati dopo, perché c'è questa leggenda che un contadino diceva come mai l'acqua non esce? In realtà si erano formate delle sacche d'aria, cioè non c'erano degli spurghi. E allora questo diceva, certo, l'acqua non vede la luce e non trova la strada. Apritegli dei pozzi, così che veda la luce, ma in quel momento è come se avessimo fatto fuoriuscire le bolle d'aria, no? L'accumulo di aria su dei colmi che si erano formati. E quindi uscì un po', ma non uscì sempre con quelle portate ridotte, ma poi frane, crolli, intasamenti. Ah, ecco, c'era una citazione che ho letto che mi colpì molto. Adesso vediamo se la ricordo. Quando
Ecco, fu promossa la reimmissione, la deviazione del Tresa e il Rio Maggiore verso Chiusi. Allora si disse perché ormai il lago Trasimeno è tanto salito anche a causa dei periodi di chiusura e per lavori e per ammaluramenti della cava stessa. Dicevano è stato chiuso per molto tempo e quindi il livello è salito. Vuoi perché stavano lavorando e lavorando dovevano chiuderlo, perché se no come facevano con i tempi. Quindi che le devo dire? L'uno e l'altro. Certo la perizia dei romani, i medievali, se guardo degli acquedotti fatti, dei acquedotti medievali verso Assisi, ce ne sono degli esempi, ho anche una raccolta dell'ottimo Olindo Stefanucci che raccolse delle foto molto molto interessanti, non erano proprio dritti, se guardiamo anche il cunicolo che porta l'acqua ai nostri conservoni sopra a Montepaciano. E non sono molto dritti. Certo. Io volevo chiedere una cosa diversa. Allora, l'innaffiatura, quindi il prelievo per innaffiare i campi di Gran Turco e così via, negli anni è considerato causa dell'abbassamento. E quindi domando, quanto dura un ciclo? Perché l'acqua ha un suo ciclo. Io la prelevo dal lago, ci innaffio le piante la bevono, crescono, traspirano e ritorna. Quanto ci vuole per fare un ciclo che non impoverisca il lago? Allora, no, quella che le piante evapotraspirano non ritorna. Certo, se la prende la nuvola, ma la nuvola altra viene piove da altrove. Le piogge vengono da lontano, gli apporti vengono dalle perturbazioni e mediamente 700-800 mm all'anno piove. Se ogni anno si prendevano forse, ma non voglio fare polemica perché tutto sommato questa idea di anticipare l'irrigazione era saggia, perché si diceva questo, quindi fu una strategia corretta, giusta. Per completare le opere, come abbiamo visto, ci vogliono 20-30 anni e questi contadini... Facciamoli qualcosa già lavorare, no? Certo. Dove c'è l'acqua prendiamola, poi quando arriverà l'adduzione, perché il Ministero rilasciava dei finanziamenti molto contingentati all'ente irriguo umbro toscano, poco all'anno, e quindi potevano fare solo poche cose all'anno, ma pian piano le hanno fatte, in modo meritevole, in modo encomiabile sotto certi aspetti. Allora, l'evapotraspirazione non torna. Quindi è solo una perdita, quindi se prelevo 2-3 ogni milione di metri cubi d'acqua prelevato è circa un centimetro di lago, quindi 5 milioni di metri cubi all'anno sono 5 centimetri, ma sempre, tutti gli anni, in fase. Se poi è piovuto anche poco, e quindi il lago è sceso, ma questa è acqua passata, d'accordo? È una storia risolta, adesso il lago sta benissimo. Ovviamente è un discorso di pendenze. Prelevare l'acqua dal lago Trasimeno e portarla a Perugia era impensabile. Però dal punto di vista storico, c'è stato in quel periodo, nel momento in cui c'erano questi grandi pensatori, questi grandi ingegneri che potevano magari, così nella loro, tra virgolette, follia, pensare di addurre l'acqua verso un acquedotto particolare, quindi prelevare questa risorsa che era rappresentata dal lago Trasimeno? No, per quanto fossero dei geni, ancora le pompe, la tecnologia meccanica non la conoscevano. Le pompe di quei tempi erano i secchi. L'acqua dal nostro pozzo etrusco si tirava su con i secchi. Al Pozzo di San Patrizio c'erano i somari che salivano sulla doppia spirale e portavano su acqua. Quindi poi sistemi appena più automatizzati erano le norie, quelle ruote che giravano, mosse dagli animali,
e che pescavano una secchia, l'alzavano, ma dislivelli di 3, 4, 5 metri, pensare una catena continua fino a Perugia, ma poi c'era anche un'altra esigenza. È cambiato il sistema sociale, ormai le città dovevano essere quasi delle enclavi autonome, e non mi viene la parola, dovevano gestire l'economia all'interno quasi delle mura, in modo autarchico, e giravano le bande di l'ultimo sacco di Roma con i Lanzichenecchi, non ricordo la data, ma era abbastanza recente. Ovvero, i romani che avevano garantito un ordine, uno stato sociale ordinato, potevano approvvigionarsi anche da fonti lontane, far arrivare l'acqua a Roma con gli acquedotti. I Goti capirono il trucco e dissero: per prendere Roma distruggiamo gli acquedotti. Nel Medioevo l'approvvigionamento esterno era una debolezza. Non a caso fu scavato il pozzo, chiamiamolo, di San Patrizio, per avere una autonomia, un'indipendenza, e non essere quindi vittime di vulnerabili con degli assedi o con delle interruzioni delle fonti di approvvigionamento. Grazie. L'emissario si decise per l'emissario perché la quantità di acqua del lago Trasimeno era piuttosto abbondante, pioveva molto, e credo che questa sia stata anche all'origine di una volontà di regolamentare tanto la pesca quanto la coltivazione attorno. Non dimentichiamo che l'Isola Maggiore a quel tempo era ampiamente abitata, c'erano oltre 500 fuochi, quindi oltre 500 famiglie, cosa che oggi sono credo 15 persone rimaste, e quindi credo che sia stata anche un'opera importante ai fini dell'approvvigionamento della città di pesce, ma anche di coltivazione. Quindi ecco, il collegamento è chiaro. E un'altra cosa invece mi veniva in mente: adesso noi godiamo di un bel lago pieno perché le piogge sono aumentate, probabilmente dalla diga arriva acqua, ma ogni quanto, cioè qual è il ciclo del lago? Perché sentendo i pescatori, loro non si preoccupano, parlano di cicli. Quando era secco, che noi eravamo così preoccupati, loro non lo erano più di tanto, sapendo che sarebbe ritornato il lago più alto, ma a complicare la vita l'uomo ha costruito la superstrada, ha costruito queste barriere che impediscono il deflusso dell'acqua per percolamento superficiale. Quindi questo incide nel ciclo vitale del lago oppure no? Ecco, considerando che la storia continua, è continuata e continuerà, come sarà il lago? Come sarà? Allora, tutti i laghi sono destinati a interrirsi. Il lago di per sé ha una vita, certo una scala dei tempi strasecolare, noi manco ce lo ricorderemo, ma manco per l'anticamera del cervello, però in linea di principio si legge, come mai la chiana si è un po' interrita mentre il lago Trasimeno no? Perché anche la chiana era un lago. Allora, in quel tempo, fine del quaternario, dei grossi apporti di trasporto solido colmarono la chiana. Il lago venne dopo, con un bacino molto piccolo, quindi non ha subito l'interrimento delle e non ha subito il drenaggio degli altri laghi. Però nel tempo, allora, il Trese e il Rigo Maggiore, i nostri colleghi della provincia molto attenti, hanno costruito delle casse di decantazione per trasportare quantomeno materiale solido dentro il lago, perché da quelle parti, che sono rocce più erodibili, più sono marne argillose, sono più erodibili, quindi portano più trasporto solido. Hanno costruito delle
eleganti opere che fanno un po' decantare. Il problema è che poi il materiale decantato dove si porta? E qui c'è un dilemma che non voglio nemmeno aprire, perché è un dilemma lessicale. È rifiuto o non è rifiuto? Se è rifiuto non si può portare da nessuna parte, in discarica. E quindi molti stanno discutendo come classificare. Per me è un non problema, non è un rifiuto, è un materiale che comunque certo avrà un impatto, ma si può riciclare, si può ammassare nelle sponde, si può portare sui campi. Non dobbiamo essere troppo integralisti con queste cose, senza eccedere. Quindi il lago tra 500 anni forse non ci sarà più, 600, ma chissà quante cose non ci saranno più, quindi non ci preoccupiamo. Vedere quella carta. Eccola, è questa qui, dal 400 al 2000. Vedete che qui nel 1900, allora, questo tratto è controllato soprattutto dall'uomo. Nel 1900 viene costruito l'emissario di Pompili. È vero che la soglia era fissa, ma dicevo tra le righe qualcuno di notte la abbassava, qualcuno di giorno la alzava. È vero che sarà piovuto di meno, ma notate un progressivo abbassamento. Hanno vinto i contadini? Quelli erano di più. Poi guardate qui nel fine anni 50, 1958, questo è l'immissione del Tresa e Rio Maggiore. Guardate come subito si è innalzato. E poi, sia pure con delle oscillazioni, stabilizzato, ragionevolmente stabilizzato. Anni 75, sali e scendi, anni 90, la crisi del 2003 e poi finalmente l'apporto di Monte d'Oglio che, ripeto, non butta l'acqua nel trasimeno, ma alimenta direttamente gli impianti di irrigazione. Scherzando, qualcuno dice che mettere l'acqua di Monte d'Oglio, così come viene nel lago, è come innaffiare con lo champagne, perché ha un valore economico incredibile. Quindi solo proprio quando non serve più si può pensare anche a buttarla così come viene. Siena tra un po' sarà approvvigionata da Monte d'Oglio, sì. Arezzo è per larga parte approvvigionata per via potabile da Monte d'Oglio, Città di Castello, Umbertide bevono l'acqua di Monte d'Oglio. Qualcuno pensa di portarla, in questo regionalismo idrologico, anche a Firenze, che attualmente è approvvigionata in parte con un depuratore che preleva l'acqua a Monte di Firenze dall'Arno. Quindi hanno nei loro rubinetti l'acqua dell'Arno. E l'acqua di Monte d'Oglio gli sembra già una cosa di lusso, di estrema qualità. E non ci vuole niente a portare, ecco, ora con le tecnologie attuali, portare l'acqua da Monte d'Oglio a Firenze si può fare facilmente. Ma viene portata l'acqua, pensate ai romani anche moderni hanno conservato questa abitudine di prendere l'acqua lontano. La sorgente del Peschiera, che sta a Rieti, sta a 80 km da Roma e non hanno esitato a portarcela, tagliando, scavando gallerie, opere di alta ingegneria sia civile che idraulica, ma prendono l'acqua con buona pace dei reatini che ora un po' mugugnano, li vorrebbero. Loro hanno l'acqua minerale a casa, un po' dura, un po' calcarea, ma in confronto ci possiamo accontentare. Quindi la tecnologia ora c'è, forse con la tecnologia di ora l'acqua del trasimeno si può portare anche a Perugia. Ma l'acqua del trasimeno è stata potabilizzata per diversi anni per Castiglion del Lago e Passignano. Ora con i nuovi acquedotti della Pasquarella e l'acqua che viene dai Monti Martani sono stati dismessi. Insomma, l'acqua è un bene fondamentale, primario,
e non ce la facciamo mancare, certo la tuteliamo per quanto più si può. Non è vero che finisce, l'acqua è quasi sempre quella, finisce se la sporchiamo, finisce se ne vogliamo troppa. La risorsa rinnovabile è finita, cioè una quantità, e se noi aumentiamo sempre le risorse, sembra che finisce, ma è che invece è che noi ne chiediamo troppa e quindi non basta più. No, io mi scuso tanto di non essere arrivata puntuale, ma questi ultimi giorni di preparazione prima dell'11 e del 12 sono, diciamo così, frenetici, sì, proprio, per cui anzi una bella rilassante acqua del Trasimeno ci stava bene. Tra l'altro tutti sappiamo che le acque del Trasimeno, grazie alle alghe che sono, almeno così si dice, non vorrei che fosse una leggenda, ma l'ambiente del Trasimeno è talmente rilassante anche per la macerazione delle alghe che sono al suo interno. E questa io la so per buona. Io sono di quei perugini che ama tanto il lago Trasimeno, ci va spesso, ci sto, quindi mi piace molto. Ma tutti dicono questa cosa, quindi... Bene, nessun altro deve chiedere qualche cosa? No. Allora, grazie infinite. Sappiamo che... Cioè, volevi dire qualcosa tu? No? Niente. Sappiamo che la prossima sarà il 3. Il 3, scusa, io non ho qui il mio... Sulle arti minori, sì. Ai tempi di braccio. E quindi ci ritroveremo la settimana prossima, ci sarà il martedì una conferenza stampa per la presentazione dell'evento, della settimana e dell'evento dell'11 e 12, poi questa del 3 e fino a chiudere con Me ne sto il 6 giugno. Poi ci sarà questa pausa estiva e vedo qui il professor Vacchero ha detto che riprende lui appena ricominciamo la serie. Però volevo sottolineare come anche parlare oggi di questa del Trasimeno vuol dire parlare ad ampio raggio del periodo e di Braccio e delle sue opere, perché chiaramente non è concluso soltanto dentro Perugia, ma è un territorio più vasto e soprattutto vaste sono le discipline che stiamo toccando. Quindi veramente grazie, perché è stata una bellissima lezione, soprattutto l'idea che la storia continua, ma di tutto la storia continua. Quindi è una pantarei e questa è la riflessione su cui chiudiamo la serata. Grazie.